Cari amici, ben ritrovati. Cominciamo di nuovo a raccontare una storia sulle curiosità del nostro paese. Siamo all'inizio della strada che collega la frazione di Broglie con la frazione di San Benedetto di Lugana e passa a ovest del laghetto del Frassino, conosciuta come strada della Cristina. All'inizio di questa strada, dove c'è l'incrocio che si unisce con la strada che porta verso i boschetti, come vedete alle mie spalle c'è una piccola edicola votiva dedicata alla Madonna. Benissimo. Questa strada nel tempo ha subito un esorcismo e queste sono le testimonianze, ovvero un capitello all'inizio ed uno alla fine, come vedremo fra poco. Ecco, siamo alla fine della strada della Cristina, partendo dalla Rovizza, e siamo nella località di San Benedetto di Lugana. E qui c'è l'altra testimonianza, l'altro capitello, che inizialmente era sull'incrocio, che adesso è diventato una rotonda, perciò è stato spostato, dedicato in questo caso a San Benedetto, abate. Sono i due segni di questo esorcismo popolare che sono serviti per tranquillizzare la popolazione, che era convinta che la strada della Cristina fosse abitata dagli spettri, e spieghiamo il motivo. Gli abitanti della Rovizza alla sera erano abituati ad venire qui a San Benedetto di Lugana, dove c'era l'osteria di fronte alla chiesa, per giocare a carte, trovarsi, scambiarsi informazioni, chiacchiere. Al ritorno, questa strada buia, dobbiamo immaginare un passato senza le luci pubbliche e cose di questo genere, era abbastanza spettrale. D'inverno nebbia, d'estate possibilità sul laghetto del Frassino di vedere il fenomeno dei fuochi fatui, bolle di metano di decomposizione organica che potevano prendere fuoco. D'inverno la nebbia poteva giocare brutti scherzi e apparire come dei fantasmi nei loro sudari. Quindi gli abitanti avevano un po' paura. Insistono perché la strada venga esorcizzata e da qui la costruzione delle due edicole votive. Ma c'è anche un ma, ovvero un qualcosa di più burlesco. Gli abitanti di San Benedetto, sapendo la paura dei loro concittadini dei Broglie, ogni tanto si nascondevano la sera dietro il muro della chiesetta, che oggi è la piccolina rispetto a quella grande di San Benedetto, e quando questi uscivano dall'osteria, questi altri venivano fuori dal loro nascondiglio muovendo i tabarri e facendo versi e ululati, facendo finta di essere gli spettri. E gli altri scappavano ai Broglie, ancora più convinti che questa strada dovesse essere esorcizzata. Ecco perché abbiamo i due capitelli, uno all'inizio e uno alla fine. Ciao a tutti!